Buonasera dal Palarigopiano di Pescara per la 14ª giornata del campionato di Serie A di Futsal. Si affrontano Pescara Futsal e Came. Adesso il numero 20 e gol! Gol di Misael. Misael alla prima occasione, dopo 30 secondi porta in vantaggio i suoi. Ed è arrivato a sorpresa il gol. Il raddoppio del Pescara Futsal. È entrato nel frattempo anche Morgado, è proprio lui, ma adesso ancora Misael e gol! Gol 3-0 per il Pescara. Murilo, Ferraioli, Murilo, ed è 4-0, bellissima azione anche questa, triangolazione veramente di livello, veramente uno spettacolo per gli amanti del futsal, da Saverio Palusci, perché è una difesa che non permette il tiro. Ecco, adesso ci prova ed è arrivato al gol, diciamo che non permette al tiro, il primo tiro, arrivano al gol e Roscia continua con la sua squadra allo schema che gli ha portato in effetti i frutti, ma adesso è, ecco poi quella che è la conseguenza, ed è Dudu Morgado, 5-1, bellissimo gol con dedica, ecco qui 5-1 per il Pescara, che adesso è Murillo, è gol! Gol del Pescara, 6-1. Portiere Pietrangelo ci ha provato, ma la distanza era talmente vicina. Ed è il settimo gol. Gagliani al centro che prova a smistare, ed ecco Ghi, occasionissima, e ottavo gol per il Bomber. E Murillo, gol! Nono gol per il Pescara Futsal. Proprio Perazzetta che si ritrova tu per tu con Concilli. E c'è stato il gol del 9-2. Ed è il gol di Arnon, gol proprio qui nel finale.